Buongiorno a tutte. Allora, sto facendo un video come accorciare una tunichetta. E non so se può essere utile, però io lo faccio lo stesso, magari per una che sa può essere una cosa banale, però per un'altra è una cosa importante. Allora, intanto io qui ho 10 centimetri che devo togliere, però siccome io lascio 4 centimetri, allora taglio a 6 centimetri, però mi faccio tutta la rotondità a 6 centimetri, in modo che mi tolgo 6 centimetri. Poi, dopo aver fatto questo, dopo aver tolto questi 6 centimetri, mi segno sempre 4, cioè mi faccio 6 e 4, 6 e 4, in modo che dopo ce li ho già segnati. Mi faccio tutto questo, in pratica mi faccio 6 più 4, 10, e questi sono i 10 centimetri per tutta la rotondità. E poi dopo vi faccio vedere. Allora, dopo aver segnato i 6 centimetri, io mi taglio la misura dei 6 centimetri. Poi vi faccio vedere dopo, così. Quando arrivate le pieghe devono stare aperte, perché a volte le tunichette sono piegate e fermate, però le dovete aprire perché la misura deve essere tutta uguale. Poi magari con lo stiro si rifanno. Dopo aver tagliato tutti i centimetri, chi ha la possibilità di farlo a tagliacuci lo fa a tagliacuci, altrimenti lo potete fare anche a zigzag. Io ho la possibilità di farlo a tagliacuci e lo faccio qui. Allora, iniziamo. Sto facendo a un ago, perché tanto l'importante è la rifinitura, cioè nel senso in modo che non sfilacci. Lo faccio tutto in questo modo, poi dopo vi mostro com'è fatto. Allora, dopo aver fatto il punto alla tagliacuci, io mi piego i 4 centimetri e me li fermo. Me li fermo a 1 centimetro circa dal bordo, cioè da qua, 1 centimetro più o meno dal bordo. E poi vi faccio vedere il perché. Perché quando fate la ribattitura, cioè l'imbastitura, cioè scusate, il punto diciamo è nascosto e avete bisogno che la tagliacuci si sollevi, e dopo vi faccio vedere come faccio. E dopo aver fatto questo punto e fermato tutto intorno, io inizio a fare il mio punto nascosto. Io vi faccio vedere come lo faccio io, però magari qualcuno lo fa in modo diverso. Allora, io mi giro questo tessuto così, cioè praticamente io sto da rovescio, no? E mi metto in questo modo, mi metto piegato questo tessuto, inizio e faccio, vabbè, qui diciamo che rinforziamo perché è l'inizio e quindi mi rinforzo un po', perché tanto dal dritto non sembra niente, quindi mi permetto di prendere un po' più di stoffa, mentre quando arrivo alla parte della tunichetta io mi prendo giusto un filo in questo modo e poi rinforzo così. E un pochino bisogna avere pazienza qui perché è una cosa delicata e dal dritto non deve sembrare niente, quindi prendo uno due fili massimo e vado avanti, faccio vedere come esce così. Poi
Poi dopo lo faccio magari con calma, perché ci vuole pazienza e devo vedere bene per non sbagliare. Ok, allora dal rovescio viene così pulito e dal dritto la stessa cosa. Quando io lo stiro questo non si vede niente. Spero di essere stata chiara e comunque, anzi, aspetto e lo ribatto tutto a mano e poi vi faccio vedere come lo stiro, perché lo stiro è anche importante. Allora, vi voglio far vedere un'altra cosa. Quando fate questo tipo di imbastitura e lo passate, non dovete tirare assolutamente, perché se tirate, già così vi faccio vedere che non sto tirando niente e il punto si vede, cioè con lo stiro si toglierà sicuramente, però come vedete qualche punto sembra pure. Nonostante io stia facendo così delicatamente, questo sta sembrando, diciamo. Ripeto, prendo solo un punto e non tiro, lo faccio arrivare fino alla fine e lo lascio morbido, in modo che sembri e non sembri, cioè quando io stiro questo punto non sembra per niente. Poi ripeto, cioè, non so se l'ho detto, che comunque la penna rossa che vedete è la penna per tessuti, quindi con lo stiro andrà via e niente, e sarà come se non ci fosse stato niente. Continuo a farlo e poi vi faccio vedere la fine. Allora, stavo pensando anche di consigliarvi un altro modo per accorciare una tunichetta. Allora, a volte può succedere che la tunichetta ce la presti un'amica o non so, una parente, una sorella, e magari non possiamo tagliarla. Allora, che facciamo? Io, per esempio, in questo caso erano 10 cm. Fate questa cosa che sto facendo io piegando 10 centimetri e quindi vi ribattete i 10 centimetri. Poi dalla parte del dritto potete attaccare una passamaneria del genere. Cioè praticamente se questa per esempio fosse 10 centimetri, no? Io ai 10 centimetri senza far sembrare che io abbia piegato così tanto, mi metto una passamaneria del genere, in modo che sembri fatto apposta e così la tunichetta non viene accorciata e rovinata. Finalmente sono arrivata alla fine. Le tunichette sono abbastanza lunghe da fare e abbastanza fastidiose. Allora, mi rinforzo e vi faccio vedere. Allora, aspetta che ho perso l'ago. Allora, dicevo, ho perso l'ago, però va bene. Poi vedo di trovarlo. Allora, una volta che ho finito, io mi levo l'imbastitura. Mai stirare con l'imbastitura, perché potrebbero rimanere i buchi. Vi faccio vedere la penna rossa, vi dicevo. Allora, in pratica, questi punti si devono togliere col caldo del ferro. Il mio ferro mi ero dimenticato di accenderlo e quindi vi faccio vedere dopo. Allora, quando prendete la parte delle pieghe, perché è quella diciamo più complicata, io mi rifaccio le pieghe come stavano. Mi fermo, magari vi fermate da sopra con degli spilli e vi fate questo. Allora, ti fermi la prima e la seconda. Io ho messo nell'asse da stiro, ho messo la mia tunichetta e quindi sto stirando solo uno strato. Allora, mi controllo che sia tutta perfetta e mi schiaccio. Adesso il ferro non è pronto, però è così. E mi faccio tutto il giro della mia tunichetta. Allora, quello che vi volevo dire della mia penna cancellabile è questo.
anche se il ferro non è arrivato, come vedete, quando arriva il calore la mia penna si cancella, quindi ve le consiglio. Ci sono di tutti i colori, blu, bianca, rossa, e servono tantissimo. Allora, dicevo, io mi sono fatto la piega, mi rischiaccio per bene e vado avanti. Questa parte me la stiro normalmente, me la stiro, e la parte dove ci sono le pieghe me le piego e me le stiro. Naturalmente schiacciatevi prima la parte sotto, così non avete difficoltà. Quindi vi piegate le pieghe come stavano, in questo modo. Ok, uno e due. Le tenete belle ferme. Se vi regolate, ripeto, se vi regolate, mettete degli spilli e poi le schiacciate. Questa, come vedete, sta fatta storta, però non è un problema che ho fatto io, quindi la faccio come sta. Ecco qui, ok? Come vedete, la battitura stirandola è perfetta. Vi auguro buona giornata e buon lavoro.